Signori, benvenuti in questo mio nuovo video. Innanzitutto, so che è notte, ma così siamo più formali. Allora, oggi vi devo annunciare il mio voto per quanto riguarda i calciomercati delle squadre di Serie A, Atalanta. Allora ragazzi, l'Atalanta ha ceduto Castagne più qualche giovane di prospettiva importante come Amad Traoré e l'Atalanta per me ragazzi ha fatto un bel mercato, ha preso Miranchuk, ha preso Lammers, ha preso bei giocatori ottimi alla causa in stile Atalanta, si conferma lo stile Atalanta, mercato da 7. Il Benevento sono andato direttamente alla B, il Benevento ragazzi ha fatto un ottimo mercato per la salvezza, per me va a 6 e mezzo il mercato del Benevento, il Bologna non ha fatto quasi niente, 5, il Cagliari come ho detto gli do 6, il Crotone ragazzi mercato pessimo per potersi salvare dalla Serie B, per me il Crotone prende un 4 e mezzo, la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato 7 perché ha preso dei bei centrocampisti come Bonaventura e Amrabat e poi ha fatto preso Caion nelle ultime ore e ha anche ceduto Chiesa riuscendo a fare un bel investimento, comunque a fare plusvalenza, poi prendi Caion a zero, insomma non è proprio uno schifo. E niente, quindi Fiorentina un bel mercato per me 7, il Genoa anche bel mercato ma non va oltre il 6,5, l'Hellas Verona un mercato deludente, ha ceduto se non sbaglio anche Tamezze nell'ultima ora, si compensa col colpo Kalinic nelle ultime ore di mercato ma non va oltre il 5 di voto. L'Inter per me ragazzi la migliore squadra del calciomercato 2021.